Tra pochi giorni si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo, cui farà seguito la nomina della nuova Commissione e l'assunzione di altre decisioni rilevanti, come la scelta del Presidente della Banca Centrale, che ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale. Si tratta di elezioni importanti, perché nel prossimo quinquennio si definirà la strada da imboccare, se si andrà verso il consolidamento dell'interdipendenza tra gli Stati o si svolterà verso il rafforzamento dei nazionalismi. Per noi la via è una sola, un'Europa più coesa e forte, che possa competere alla pari con giganti come Cina e Stati Uniti, perché la competizione non è più tra paesi d'Europa, ma tra l'Europa e il mondo esterno. Come pensiamo altrimenti che un paese di 60 milioni di abitanti possa da solo confrontarsi con chi di abitanti ne ha più di un miliardo? Se qualcuno pensa il contrario, deve dimostrare che esiste un modo credibile di difendere l'interesse nazionale italiano in un contesto diverso. E il nostro interesse nazionale oggi sta nel contrastare la persistente mancanza di lavoro, le emigrazioni dei nostri giovani, l'immigrazione non controllata, i divari. Dobbiamo farlo nell'unico modo possibile, in Europa e con l'Europa. Di un'Europa forte e coesa abbiamo inoltre bisogno per gestire le sfide dell'immigrazione. La conformazione geografica del continente rende impossibile immaginare di fermare gli arrivi. Ci sono 68.000 chilometri di coste nell'Unione Europea, il triplo degli Stati Uniti. I confini esterni sono condivisi da 24 Stati su 28. L'Africa, che oggi ha 1,2 miliardi di abitanti, ne avrà il doppio tra 30 anni. Davvero pensiamo che la soluzione sia chiudere le frontiere? Noi no.